start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Steam World Build, questa è una demo, la demo è disponibile per tutti, ve lo dico subito, questo sarà un video veloce perché hanno annunciato recentemente, hanno fatto un, diciamo, una sorta di live i ragazzi che sviluppano i giochi della serie Steam World, ricordiamo Steam World Dig 2 insomma, e fanno Steam World Build che sarà una sorta di city builder. Interessante, ci sono questi bot, questi robot dello Steam World che devono lasciare, da quello che ho capito, il mondo. Poi ho saltato abbastanza l'introduzione, devono lasciare il mondo e quindi devono costruire la città in grado di costruire qualcosa per poter lasciare il mondo, da quello che ho capito, ripeto. Il gioco sarà in italiano e uscirà quest'anno, però non so dirvi quando perché non lo sa nessuno, lo sanno probabilmente loro. Let's get started. Si muove la camera con WSD, si può ruotare col tasto medio del mouse, seguendo il tutorial, graficamente molto gradevole, molto carino. I nostri lavoratori hanno bisogno di qualcosa per vivere, costruisci alcune case. È carino perché qua parliamo di robot, quindi sono curioso di vedere come verranno alimentati. Insomma, qua abbiamo le entrate, abbiamo i lavoratori totali, e qua lo scorrere del tempo. Costruiamo worker residential. Ok, non ci dice dove costruirli esattamente, ma possiamo costruirli lungo la strada, così. Ma proviamo. Some residential. Dobbiamo fare in modo che siano collegati alla ferrovia, quindi in questo caso lo costruiamo così, 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 sì. Oh cacchio. Oh, mi sa che ho sbagliato. Devo fare la strada che passa di qua. Così almeno siamo sicuri. Non mi dice quanti. Però vabbè, espandiamo anche un pochino la strada. Anche di qua. E continuiamo la costruzione delle case. Allora. Quede RF cambiano l'inclinazione. Ah, 6 dobbiamo costruirne. La costruzione è immediata. Peccato. Peccato. Va bene. Soddisfare le necessità aumenterà la tua popolazione e guadagnerai delle tasse più alte. Attualmente i cittadini hanno bisogno di un marketplace. Quindi andiamo sempre qui sulla costruzione e costruiamo un marketplace. Ah, l'edificio si adatta in automatico. Se gli edifici di servizio riempiono, soddisfano le necessità dei residenti in un certo range. Ah, ok, infatti qua ce lo dice. È mostrato con una strada blu. Ok, lo mettiamo vicino alla stazione, così influenziamo tutto. Questo è il market, carino, davvero carino. Tutti di qua i robot. Seleziona un... Ah, vabbè, ok, questo l'abbiamo fatto, abbiamo raggiunto la milestone. Ok, seleziona un worker residential. Ok, qua ci viene mostrata una breve descrizione dell'edificio. Genera forza lavoro per le raffinerie. Pagano anche tasse minori, che è la principale fonte di entrate. Le info operazionali, i bisogni non sono soddisfatti, i bisogni sono appunto di un market e di un centro, non so, sarà un ospedale, un centro di manutenzione per i robot. Livello di soddisfazione, soldi e lavoratori. Ok, queste sono le issue, questi sono, ok, questo è quello che vi ho appena detto. Va bene, per costruire una città abbiamo bisogno di materiali. Il forester trasforma il legno in tronchi. Di cui c'è bisogno per la costruzione. Ho segnato uno spot per il forester. Qua, ok. Quindi costruiamo... si è espanso il menu, diventa molto interessante. Allora, warehouse, questo magazzino. Decoration, walls, countryside, no, foliage. Warehouse, no, voglio capire dove fare... Service shop, questo è carino perché serve. Ma questo, ok.
Milla, Forester, ok. Lo piazziamo qui? Ma non lo posso piazzare, mi demolisce gli alberi. No? No, me lo fa intorno. Molto bella sta cosa. Posizione bloccata. Molte raffinerie richiedono risorse dagli altri edifici per poter produrre. Costruisci il mill e produce assi di legno. Quindi costruisco la mill. La facciamo sempre fuori città, la facciamo qui magari. Ok, io così, adesso il tutorial non mi dice niente, ma fare anche una bella strada. Ok, la raffineria non manderà le sue risorse se non è coperta da un magazzino, quindi quello che faremo adesso. Quindi facciamo un magazzino, warehouse. Ok, così le copre entrambe. Ah, praticamente qua vengono tagliati i tronchi che arrivano in automatico. Ok, vedete, 15 secondi, produce il legno. Production time è influenzato dalla fertilità dei lavoratori che ci lavorano. Ok, questo è quello che vi sto dicendo. Item modification non mi fa modificare nulla al momento. Allora, uno più risorse hanno un bilancio negativo. Controlla l'amministrazione. Ok. Allora, vediamo un po'. Seleziona. Ok, i bisogni che hanno. Praticamente dice che siamo in negativo, meno 1. Hai bisogno di sviluppare i tuoi cittadini. Costruisci edifici che possono... Ok. Allora, praticamente io credo che questo serva tantissimo per soddisfare i bisogni dei cittadini. Infatti, i bisogni sono soddisfatti entrambi. L'acqua è essenziale per gli steambot per essere alimentati. Ok, sono robot a vapore. L'acqua di cactus può essere estratta dalla cactus farm. Quindi, se non puoi costruire la cactus farm ancora, costruisci più residenti o riempi i bisogni dei cittadini. Ma io ho la cactus farm, non la vedo ancora, ma... Cactus farm, ok. No, abbiamo bisogno di più lavoratori, dobbiamo averne 70 per poterlo fare, quindi costruiamo più edifici per residenti. Vedete che ogni edificio tecnicamente ci costa 2 assi di legno. Beh, adesso direi che siamo belli che a posto, no? Siamo andati in positivo. Sì, mi sembra piuttosto semplice come cosa. Necessità dei cittadini, siamo tutto a posto. Ok, abbiamo sbloccato un'altra milestone, siamo saliti di livello. Abbiamo attualmente 72. Ok, possiamo fare la cactus farm. La cactus farm la facciamo... Non ho ancora capito se è possibile ruotare gli edifici. Ma qua non me la fa. Ah, mi chiede le boards. Quindi dobbiamo aspettare un attimo che ci producano delle assi di legno. Bisognerà vedere a lungo termine. Al momento mi sembra tutto piuttosto schematico. È una demo, quindi ovviamente non sarà magari difficile come il gioco normale. Però al momento eravamo sotto di tasse, abbiamo fatto più case, sono arrivati più cittadini. Tutti i bisogni dei cittadini vengono soddisfatti dagli edifici che avevamo già piazzato lungo la strada, quindi è stato piuttosto semplice. La cactus farm, 3 board. No, dobbiamo aspettare ancora un po'. O che ci piazziamo un altro, non so. La strada ci costa soldi, infatti vedete che abbiamo 3.000. Possiamo fare l'espansione della strada di qua e fare la zona magari agricola da questa, non lo so, vediamo un attimo come vediamo se ce l'abbiamo adesso. 4, no dai, ancora uno e possiamo farlo. Ok, facciamo qua nell'angolino. Ok, questa è la cactus farm.
cioè praticamente qua producono bellissime le animazioni, devo dire, cioè praticamente prendono i cactus, li coltivano, li buttano qua, li spremono, estraggono acqua che viene incanalata qua, l'acqua dei cactus, e abbiamo anche la produzione. La farm richiede dei campi per funzionare, seleziona l'edificio e premi place. Infatti, molto bello questo. Questo me lo... non me lo aspettavo, cioè in realtà servirebbe, ma... abbiamo già raggiunto il massimo dei campi, perfetto. Ora abbiamo bisogno di un charcoal, un forno del carbone, deve esserci in ogni città, quindi... dov'è? Charcoal King, ok, abbiamo bisogno di 120 laboratori, quindi abbiamo bisogno di costruire delle case. Altre case. Workers. Ci costa sempre due assi di legno e le assi di legno non vengono, non crescono sugli alberi, insomma, ma devono essere raffinate prima. Allora, vediamo un attimo, voglio capire una cosa. Quanti cittadini ha ogni casa? Abbiamo 64 cittadini, 104 in totale, quindi credo che ne vada costruita un'altra ancora, probabilmente, per arrivare a 120. Vediamo. Mm, 112. Ma sono tutte soddisfatte queste case? Sì. Niente, ancora case. Questa è una cosa un po' più tediosa, nel senso che... dovremmo fare più 1000, magari. La produzione di... ok, sbloccata l'altra milestone. Ok, possiamo fare la charcoal. All Forester, che è quello che ripianta le cose, presumo. Facciamo il Charcoal King. Praticamente è collegato a tutte le strade, quindi però potrebbe creare disagio, magari. Non, ok, dai, tra poco ce lo possiamo permettere, non abbiamo abbastanza assi. Praticamente questo qui produrrà probabilmente carbone dal legname. Vediamo adesso se possiamo, sì, lo mettiamo qui. Perfetto. Allora, abbiamo bisogno di riparare la vecchia stazione del treno per poter progredire con la città. Seleziona la che vedi e ordina di ripararla. Perfetto, ripara, costa 4 di legname che non abbiamo. Aspettiamo. Adesso si può accelerare il tempo, quindi lo acceleriamo un pochino. Vediamo. Però siamo lenti come produzione di legname. Se io facessi un altro forester... ma non ho capito perché qua mi fa fare due forester. Ma non so se sia lo stesso edificio o meno. Mi sa di sì. 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 Boh. Me lo dà sia sotto il charcoal che sotto l'altro, no? Ma vabbè. Pensavo fosse un qualcosa tipo ripianta gli alberi, invece no. Ma devo ancora capire se in effetti siano illimitate le risorse lì. Comunque, adesso abbiamo 4 di legname, ripariamola. Ok. Con la piccolina che funziona ancora saremo in grado di trasportare risorse in molto meno tempo. Well, look here. Someone was hiding back there in the shadows. Oh my, no. Not hiding. Sleeping. The train is running. Il treno sta andando. Va bene. Ma'am, that ain't no way to treat a stranger. We're happy to... I don't want to be a stranger. Va bene, questa è tutta la storia della demo. Adesso, che cosa si deve fare? Dobbiamo raggiungere i 200 abitanti. Allora, praticamente, questa è la stazione di treni che ti dà accesso al commercio. Ok, dove puoi settare gli affari. Qui sono gli item shop dove possiamo comprare, warehouse deliveries, praticamente potenziamenti sono.
qua possiamo vedere i commerci che possiamo fare, possiamo esportare e importare merci selezionando appunto per creare una trade e poi portare avanti la nostra città. Allora ragazzi, io mi fermo qua perché è una demo, comunque è disponibile a tutti se vi va di provarla. Io ve l'ho fatta vedere anche in accordo con gli sviluppatori che mi hanno chiesto di portarla, di farlo vedere e di pubblicizzare appunto che è scaricabile gratuitamente da Steam. E vedete, il treno arriva in 3 minuti e 30. Sembra carino, ho dei dubbi sulla difficoltà perché mi sembra un po' sempliciotto, insomma un po' tutto schematico, cioè costruisco questo, produco quello, c'è da aspettare, basta, mi servono abitanti, nuove case, fine. Ovviamente questo avrà una certa portata, così come anche il market avrà una certa portata, quindi magari ne faremo un altro, ma non vedo questa gestionalità, però è una demo, ecco, non... Poi la serie degli Steam World è sempre stato piuttosto leggero nei gameplay, quindi ci può stare. Attendo il vostro parere qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!